Il Paradiso 7, anticipazioni martedì 21 marzo, vede Vito in compagnia di una donna. Le nuove anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 spiegano cosa succederà nella puntata di martedì 21 marzo. I riflettori saranno puntati su Gloria ed Ezio che vedranno le loro strade unirsi ancora nonostante le intenzioni della capocommessa che vorrebbe allontanarsi da suo marito. Ci sarà spazio anche per Vito che per affrontare il problema dell'azienda mentirà ancora a Maria. Mentre Irene vedrà la mantia in compagnia di una donna misteriosa. Infine, Vittorio parlerà a Maria e alle Veneri delle decisioni di Matilde e Flora. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 di martedì 21 marzo raccontano che Vittorio, Alessandro Tersigni, riterrà giusto parlare con Maria, Chiara Russo, e con le Veneri. Comunicando loro una notizia importante che riguarda la sua azienda. Le ragazze apprenderanno dal direttore che Flora, Lucrezia Massari, e Matilde, Chiara Baschetti, hanno deciso di prendere le distanze dal Paradiso delle Signore e quindi dovranno fare tutti del loro meglio per andare avanti anche senza di loro. La puntata del Paradiso delle Signore 7 che sarà trasmessa martedì 21 marzo vedrà protagonista anche Gloria, Lara Comar. Quest'ultima, con il cuore infranto dopo la fine della relazione con Ezio, Massimo Poggi, deciderà di provare a intraprendere la strada dell'allontanamento. La decisione di Colombo e Veronica, Valentina Bartolo, di occuparsi del figlio di Gemma, Gaia Bavaro. Infatti non lascerà più spazio alla storia d'amore tra la capocommessa e suo marito che saranno costretti a separarsi ancora una volta. Nonostante tutto, però, il destino sembrerà volerli avvicinare nuovamente e Gloria dovrà fare i conti con i suoi sentimenti. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 del 21 marzo rivelano che nella puntata di martedì Vito, Elia Tedesco, si troverà ad affrontare dei problemi importanti riguardanti la sua azienda oltreoceano. Per far fronte a questa situazione, il contabile deciderà di dire una bugia a Maria, Chiara Russo. La situazione di Lamantia, tuttavia, si complicherà ulteriormente quando Irene, Francesca Delfà, lo sorprenderà mentre sarà in compagnia di una giovane misteriosa, preoccupata che la sua amica possa essere ferita ancora. La Venere bionda chiederà ad Alfredo, Gabriele Anagni, di indagare e capire cosa stia accadendo. Le trame non svelano chi sia questa ragazza, ma potrebbe essere legata alla Sicilia e quindi potrebbe tenerla nascosta dagli Amato che potrebbero riconoscerla. Că bai plai vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.